Buongiorno ragazzi, buonasera, non si capisce bene il tempo, ma siamo qui da Romix, Marva, Neidra e... Adriano Di Medio. Oh Adriano, allora io personalmente ti ho già incontrato e so a cosa tu hai lavorato come tua prima opera, scritta a quattro mani, a un libro dedicato ad Assassin's Creed e poi un libro dedicato a Dark Souls. Spiegaci un attimino di cosa trattavano entrambi i libri e le differenze scrivendole che hai trovato. Perfetto, grazie a voi prima di tutto per questa straordinaria occasione. Allora, Assassin's Creed il mito e Dark Souls semiotica del raccontare in silenzio sono stati due libri molto difficili ma anche molto diversi da scrivere. La prima differenza, senza dubbio, è stato il fatto che Assassin's Creed il mito l'ho scritto a quattro mani, quindi c'era un'altra mente con me a scrivere quello che poi sarebbe stato il libro. La seconda differenza è che mentre Assassin's Creed il mito parla praticamente di tutta la saga, fino ad Assassin's Creed Unity e Rogue, Dark Souls invece parla solo di Dark Souls 1, quindi non sarebbe un compendio ma una monografia. Parlo di un solo gioco e cerco di sviscerarlo in tutti i suoi dettagli, ma contemporaneamente è stato diverso anche da scrivere, perché è proprio un'impostazione differente. Con Assassin's Creed il mito scrivevo la trama e ci riflettevo sopra approfondendone i significati, e quindi era un pochettino diverso perché Assassin's Creed si racconta benissimo da solo. Dark Souls invece richiede anche un certo livello di interpretazione, diciamola così, di speculazione nel suo raccontare. Ma contemporaneamente con Dark Souls mi sono anche interrogato su un'altra cosa. Come funziona? Ovvero, ok, c'è questa cosa talmente fumosa che si chiama lore, appunto, che la storia che sta dietro il mondo che attraversi in Dark Souls. Però contemporaneamente mi sono chiesto come viene narrata questa storia. E viene narrata in un modo che è completamente diverso rispetto a quello che quello che potrebbe essere tradizionale, quindi attraverso dei filmati, i dialoghi, vabbè, ci sono anche lì ma sono pochi. Quindi viene narrato attraverso la componente interattiva. Sta a te approfondire nel vedere i movimenti, il disegno degli ambienti, la costruzione, le descrizioni degli oggetti, come essi sono costruiti. Cioè, anche semplicemente attraversando un ambiente puoi vedere non solo da che cosa hanno preso ispirazione per crearlo, ma anche ciò che potrebbe essere successo prima che arrivassi tu. E non è poco, perché la lore non è solamente sapere quello che è successo prima, ma da quello che è successo prima è condizionato anche il tuo modo di attraversarlo, quell'ambiente, che non è poco. Beh sì, questo percorso mi ricorda parecchio il quest durante World of Warcraft Vanilla, che c'era questo approccio a la lore proveniente da Warcraft 3, giochi precedenti, e poi effettivamente quello che poi ti aspettava il gioco in sé per sé. Io invece volevo chiederti, cioè hai, diciamo, fatto questo approfondimento su questo titolo, diciamo, molto particolare, che tende a uscire dagli schemi di narrazione. Quindi volevo sapere, da dove è nato questo tuo pensiero, proprio l'idea di andare a scegliere un titolo del genere totalmente diverso nella narrazione dal primo? Cioè, però, cos'è stato che ti ha spinto e colpito così tanto da farti scegliere Dark Souls? Beh, prima di tutto, io sono una persona che si è sempre posta molte, molte domande. E da qui io non mi sono mai limitato fondamentalmente a prendermi la storia così com'era. Perché in tutte le storie che usufruivo fin da piccolo c'erano sempre, per esempio nei fantasy c'è sempre un elemento ricorrente che magari proviene dalla mitologia o magari è un'allusione culturale a qualcos'altro, e il volerlo scoprire, e questo di solito nei giochi in cui la storia è quella lì, cioè in cui la storia è definita e non modificabile, ci si limita semplicemente a riconoscerlo e dire ah che bello che c'è, ho riconosciuto questa cosa e mi piace. In Dark Souls invece è una cosa, ha una fusione molto più, se vogliamo, intima con la progressione, ed è questo quello che mi piaceva. Aspetta, io perché, cioè, io mi facevo questo, vi faccio una delle domande che mi facevo
mentre giocavo. Perché funziona così? È giustificato? Perché questa meccanica va bene? Oppure perché quella spada c'ha quel determinato moveset? Oppure perché il percorso è proprio quel percorso? Lo ricordate la fortezza di Sen, no? Perché? Eh sì, con le sciabole che oscillavano. Perché e soprattutto senza scorciatoie, senza cose che ti permessero permettessero di abbreviare la tua progressione. Ebbene, perché quello è un indizio molto importante, perché lascia intendere in maniera silenziosa, appunto, che è una prova. È una prova per farti raggiungere quella che poi sarà la città degli dèi. E non è che alla città degli dèi ci arrivano tutti così gratuitamente. E questo è uno dei ragionamenti che ho sempre fatto. E soprattutto perché ho trovato che questo tipo di narrazione, dove appunto quella tradizionale è, diciamo così, comprensibile, è mutuata dal cinema, grosso modo ci arrivano tutti, quella di Dark Souls è innovativa perché ci mette al suo interno non solamente la storia ma anche l'interattività, perché sei anche tu che la mandi avanti. Alla fine il destino di Lordran lo decidi tu, lo fai spegnere questo fuoco o lo riaccendi, e questa scelta non è consapevole se prima non hai un minimo di infarinatura su quello che potrebbe essere o quello che potrebbe non essere. Anche quando ho fatto la mia primissima run in blind, alcune cose me le stavo domandando, cioè nel senso, io avevo incontrato Frampt, il serpentone, e mi ero fatto dire tu devi succedere a Lord Gwyn e tutto il resto. Vabbè, devo prolungare l'era del fuoco, bello, mi piace, mi faccio attraverso il gioco e continuo a farmi domande e mi dico, io ho attraversato un ambiente devastato, avrebbe senso continuare a portare avanti una simile desolazione? Oppure tentare un salto nel vuoto e magari qualcosa cambia? Perché poi alla fine, questa è anche una delle cose che mi piace di più del fantasy, non solo di Dark Souls ma anche del fantasy probabilmente detto, è che il fantasy tratta sotto forma di metafora dei temi veri, attuali, della società nella quale è prodotto. Il confronto tra luce ed oscurità altro non è che il confronto tra la conservazione di un presente che funziona, avrà tutti i suoi difetti, tutti i difetti del mondo, ma allo stesso tempo funziona, e il cambiamento, ma un cambiamento che, è proprio il caso di dirlo, comporterebbe un salto nel buio. Non abbiamo garanzie da nessuna delle due parti che le cose miglioreranno se dopo che avremo deciso se vincolarlo questo fuoco oppure no. Ed è fondamentalmente anche una cosa che abbiamo sentito anche che sentiamo tutti i giorni, il cambiamento ci piace come parola, però contemporaneamente no, il presente ci piace uguale. Grazie, questa diciamo era una domanda che molti si pongono, perché molto spesso capita di dire io gioco a Dark Souls, ma è quel gioco difficile senza storia, ma come mai ci giochi? E in realtà secondo me la penso come te, cioè è proprio profondo, è un gioco molto allegorico, tende a essere veramente allegorico, è bello da scoprire. Beh guarda, siccome sei comunque stato molto esaustivo durante questa intervista, vorrei appunto arrivare un po' al clou domandandoti appunto di questo libro. Io naturalmente so quando verrà pubblicato, so che sarà breve, ma vorrei insomma che ce ne parlassi un po' te, che ci pubblicizzassi un po' te il libro che uscirà, spoiler alert, sabato prossimo, giusto? Sabato, in realtà il libro è già uscito, ma la presentazione ufficiale ci sarà appunto sabato prossimo in occasione del Dark Souls 3 Day organizzato dal Bigamus di Roma. Il libro in sé è un saggio se vogliamo anche accademico, perché utilizzo delle teorie che sono appunto state studiate, che risalgono a, che è la dico la parolaccia, è semiotica strutturale, ovvero sia qualcuno che nel corso del Novecento ha cercato di studiare il racconto e la narrativa propriamente detta. Ho scoperto che questi schemi, buona parte di essi, si applicavano a Dark Souls. Da una parte è stata una bellissima scoperta, dall'altra ovviamente mi ci sono dovuto mettere per bene, perché riuscire a capire quali schemi, come si applicano e in che modo
in che modo vengono inserite i riferimenti culturali e tutto quanto. Il libro in sé appunto si chiama Dark Souls, semiotica del raccontare in silenzio, e oltre alla lore, che comunque sarà presente perché non si può trascendere da essa, c'è anche rifletto anche su come essa viene raccontata, sia passando da un punto di vista appunto accademico, sia da un punto di vista concreto. Come utilizzo un esempio, come esempio, adesso vediamo se me lo ricordo bene, la storia di Havel la roccia, che lo ritroviamo sotto la torre con la chiave presa dalla farfalla della luna e tutto quanto. I miei preferiti. Sì, esatto. Quello è un modo per ricostruire la lore, perché batti il boss, raccogli l'oggetto, lo esamini, guardi da dove proveniva il boss, l'anima del boss dice dov'è, apri la porta, lo trovi, vedi come combatte, c'ha un dente di drago, quindi probabilmente ci ha avuto a che fare con i draghi a sua volta, e poi ti vengono date tutte le tessere del mosaico e poi pian piano sei tu che le ricostruisci e capisci com'è andata, perché Havel sta rinchiuso lì dentro e perché la chiave ce l'aveva proprio la farfalla della luna. E questa è la lore. Questo ovviamente è un esempio, però si potrebbe fare con tantissime altre cose, anche se ovviamente un conto è avere dei dati, diciamo così, concreti, un conto è speculare, ma la speculazione è sempre bella. Ho anche dedicato una parte del libro a un contenuto tagliato che avevo trovato particolarmente bello, ovvero sia la storia non raccontata di Oscar di Astorga, quel cavaliere che all'inizio ti dà la fiaschetta ed è tanto generoso perché si fa voler bene, diciamo così. È un bravo guaglione. Sì, esatto, un bravissimo ragazzo. E viene raccontata la sua storia, cioè il fatto che lui originariamente sarebbe dovuto arrivare fino all'Ordran insieme al giocatore, l'avrebbe seguito per tutta l'avventura e poi alla fine l'avresti dovuto affrontare perché lui avrebbe fatto la scelta opposta a quella che avresti fatto tu nel finale. Una storia molto triste, però contemporaneamente, se ci pensate, è una metafora, è il gioco che si autocita, che fa un'autometafora, perché tutti quanti arriviamo alla fine acquisendo sempre più consapevolezza, esattamente come fa Oscar, perché parte credendo alla profezia e poi arriva a tutt'altro volendo. E questa è una cosa molto bella, gli NPC sono tutti quanti la rappresentazione in gioco di un modo di giocare a Dark Souls. Sigmeier, il cavaliere della cipolla, esatto, proprio lui, è il giocatore occasionale, quello che si diverte non andando alla scoperta della narrazione, ma si diverte perché gli piace la sfida crescente che gli viene proposta, poi non ce la fa, si blocca, riparte, però l'abbiamo fatto tutti. Oppure Artorias invece è l'eroe che perde, è il giocatore che fallisce, muore e riprova ancora una volta, magari fino ad arrabbiarsi, appunto, come si arrabbia lui, esattamente. Mentre Soler, diciamo così, è quello più complesso. È quello più complesso, ma contemporaneamente anche quello più riconoscibile, diciamo così, perché è il giocatore più base, quello che è il bravo ragazzo, ancora più di Oscar di Astorga. Io vado, cerco il mio sole, ho un obiettivo all'inizio che è molto astratto, però acquisisco consapevolezza di me man mano che vado avanti, seguo gli ordini di Frampt e vincolo il fuoco. È stato detto effettivamente che Soler, qualora arriva in fondo, nonostante effettivamente sia possibile evocarlo contro Gwyn, quindi probabilmente ci è arrivato pure lui in fondo, lui presumibilmente sceglie di vincolare il fuoco. Non è poco. Poi ovviamente la storia normalmente ha un finale molto più deprimente, perché appunto si perde allo Stizalit perché viene soggiogato da quegli insetti che lasciavano cadere i medaglioni del sole. Quindi si illude di essere lui, sì, il suo stesso sole, perché forse viene colto in un momento di debolezza, perché lo ritroviamo pure prima allo Stizalit, prima della lava, e
neppure ci riconosce più, comincia a pensare perché non riesco a trovarlo, cioè proprio ormai è perso, potrebbe essere perso, dipende da te se è perso oppure no. E quindi ogni NPC fondamentalmente rappresenta un tipo di modo di usufruire del gioco. Anche Logan Gran Cappello è il mago che vuole avere tutto quanto e va alla ricerca della conoscenza anche delle più proibite, per esempio. A proposito appunto di NPC, io volevo farti questa mia ultima domanda. Hai aperto una parentesi alla quale mi sento molto legato, io mi ci affeziono proprio agli NPC. Secondo te, appunto Soler, quando ci troviamo ad affrontarlo, nel caso lui impazzisca, però c'è una differenza con tutti. Lui, a differenza di un Sigmeier, a differenza di qualsiasi altro NPC che da buono impazzisce, a quanto pare non diventa vuoto, sembra essere l'unico che rimane non essere vuoto. Come l'hai interpretata tu questa scelta che è stata fatta di lasciarlo, diciamo, vivo? Perché lui è vivo, è illuso ma vivo. È illuso ma vivo, certo. L'ho interpretata come il fatto che Soler viene fondamentalmente soggiogato, ma in una maniera diversa rispetto a quella che a quella solita, cioè lui non cede alla non morte. Ma secondo me per il fatto che sia riuscito a sopravvivere per tutto questo tempo è solamente indice di abilità sua. Perché questo potrebbe ricollegarsi anche alla speculazione che lo rivedrebbe come reincarnazione del primo figlio di Quinn. Sì, che è una cosa abbastanza un pochettino segreta che bisogna andarsi a cercare su Gwyndolin, perché vicino a Gwyndolin c'è un cadavere in cui è possibile trovare l'anello. Nella stessa posizione di Soler. Sì, quel cadavere è seduto nella stessa posizione di Soler. Ovviamente questa è solamente una speculazione, non c'è stata nessuna conferma ufficiale che sia stata così. Però il fatto che lui abbia questa abilità, se vogliamo, sovrumana, perché nel bene e nel male lui non muore mai, cioè riesce sempre a cavarsela, magari su contro Ornstein e Smaug magari non prende così tanto, però tutte le altre volte che lo evochi lui riesce a farsi tutto il viaggio. È una persona estremamente potente, oltre a te, se riesce a farlo arrivare fino in fondo, questo testimonia solamente la sua abilità, il non divenire vuoto, oltre che ovviamente credo che sia anche un'interpretazione di Miyazaki stesso, che ci vuole dire che si può diventare vuoti in tanti modi, non solo con la morte. Anche semplicemente facendo la stessa cosa all'infinito si diventa vuoti. Quindi vado con la chiusura, altrimenti nessuno comprerà mai il libro, perché lo spoileremo tutto oggi. No. E ringraziamo il nostro ospite qui da Romix. Mi raccomando, ragazzi, questo sabato al Vigamus con la presentazione. Barba, Adriano. Dark Souls, semiotica del raccontare in silenzio, sabato 16 aprile. E Neidra. Un saluto a tutti, ciao!